Vivi fortissimi, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo di fronte con Carlo Misimeri e Vittoria per la semifinale del campionato regionale Juniores. È lì al limite la palla scodellata da Cappello, scorre pericolosamente, poi il tiro piazzato, la parata di Chinnici sul tentativo di Bruno, primo tiro della gara. C'è fischio, la battuta di Lovico, la parata in due tempi da parte di Francesco Romano. 1:20 sul cronometro. Fischia l'arbitro, la battuta di Caracappa sopra la traversa, il tentativo del 10. La palla toccata corta su Busacca, il suo cross. Era tutto buono, ma c'è stato l'errore. Volta dentro l'aria, così è. Di testa in qualche modo De Caro, poi occhi, palleggio, fermato, forse commette fallo! E la palla che colpisce il palo sul tentativo di Zocco. Ancora una volta palla gol gigantesca per il Vittoria. In 6 della Don Carlo in area di rigore, Romano la mette sul secondo palo! Con la corsa! La sblocca! Minuto 40! Che si va a concludere adesso? Il gol di Ismaele Bonaccorso che va ad abbracciare la panchina, sblocca il punteggio, la Don Carlo Misimeri. Poi Romano col break, prova a ripartire la Don Carlo che avanza, Romano fronte alla porta, cerca il tentativo da fuori, palla sul fondo, eccolo invece Peppe Romano a battere dalla bandierina, la palla dentro! Prodezza totale di Romano, 2-0. Sta per entrare Alessandro Busacca, ma prima la punizione di Romano, tesa e fiondata, blocca Romano Francesco senza grossi problemi. Fare rilanciare l'azione, lancio sulla corsa di Pellegrino che è più veloce di Mititelu, si mette davanti Mititelu ma Pellegrino recupera, Pellegrino palo! E poi salva la difesa del Vittoria ad un passo dal tris la Don Carlo. Difende con 6 elementi la propria area il Vittoria. Quasi lo stesso numero dei giocatori della Don Carlo in area o nei paraggi. Caracappa in mezzo, Bonaccorso! Per poco non arriva la doppietta, per poco non arriva il 3-0 ancora per la Don Carlo. Senza l'altro centrale. Intanto c'è il cartellino rosso. Espulsione per Oki. Pesetti, il lancio verso lo Gerfo, che fa la sponda, il tiro! E il 3-0 con D'Agostino della Don Carlo Misimeri, che pone il sigillo finale, la parola fine su questa semifinale col gol di D'Agostino. Proprio adesso, davanti ai nostri occhi, qui intanto l'ottima chiusura da parte di Spezio. Attenzione però ancora al tentativo dalla distanza con Chinnici. Sul tentativo da parte di Interligi. Mannoia con il cross, ma era in fuorigioco Mannoia. Ma per l'arbitro basta così! Ha vinto la Don Carlo che è in finale nel campionato regionale Juniores 3-0 netto e senza discussioni contro il Vittoria.